a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in questo nuovo vlogowin. Allora, stavo sistemando un po' qui, vedete, c'è casino, non ci sono più la cappa e il mobiletto perché li abbiamo staccati. Adesso devo andare a pulire lì con una spugna e un po' di candeggina perché vogliamo dare il bianco, ma ci andrà ancora un pochettino. E quindi nel frattempo comunque do una pulita, visto che ci devo andare a mettere i mobiletti sopra. E poi do anche una pulita comunque ai mobiletti, perché stanno di sotto, sono pieni di polvere. E, cioè, per farvi vedere, ce n'è uno lì, guardate. Quindi devo pulirli per bene. E niente, comunque dopo poi vi faccio vedere un pochettino mentre li rimettiamo su. E ieri sono scesa per comprare la sbarra e poi l'ho trovata vicino al mobiletto. Vabbè, comunque mi sarebbero serviti i rampus per riagganciarla, quindi va bene, okay. La teniamo nel caso volessimo appendere qualche cos'altro o si dovesse magari rompere o non si sa. Vabbè, comunque ne abbiamo un altro pezzo. E sto andando a preparare da mangiare. Ho già messo su, come vedete qua, le pentole dell'acqua. Mangiamo noi gnocchi con pesto, se lo troviamo, perché non so più se su se giù dov'è. Pesto, pasta, gnocchi, pesto e panna. E invece a Gabriele non so che tipo di pasta, ma comunque vediamo se per caso la vuole con la panna. E niente, quindi adesso mi metto a fare, a pulire lì, in modo che poi dopo, perché come sapete, cioè oggi era la giornata dell'uscita di Maurizio con Sabrina, e quindi così quando poi dopo torna Maurizio possiamo prendere e rimettere su i mobiletti velocemente, così poi anche lui si riposa e io ho tempo di pulirli bene anche dentro e di... Quindi adesso vado, così almeno pulisco. Cerchiamo il pesto e buttiamo giù gli gnocchi e mangiamo. Le fettine di Gabriele sono pronte, ho già messo la panna, adesso aggiungo a pezzettini una sottiletta di parmigiano. Le ho messo riposate qua. Volevo aggiornarvi, ecco qui la prima parte. Abbiamo attaccato questo che è lo scolapiatti, devo ancora pulirlo bene dentro, ho dato solo una pulita fuori. È un po' rovinato là dietro, ma se poi lo teniamo per un po', prendo la carta, quella per foderare, stacco tutti questi cosi e ce la appiccico, così almeno torna normale perché l'ha un po' staccata. E poi qui invece c'è la cappa con il mobiletto, che così ci posso mettere dentro qualche cosa. Invece la cappa di prima non la potevo accendere e in più era tutta scrausa. Qua sotto non era così, l'ho lavata bene bene tutta, vedete, ho messo anche il filtro nuovo e si accende, così ho la luce comunque sopra i fornelli. E funziona anche la ventola, solo che vedevo qua che non sta bene giù, quindi devo darci una controllata perché non sta bello appiccicato. Comunque abbiamo iniziato a mettere a posto questo, devo dare ancora una pulita qui a questa cosa di plastica perché è tutto appiccicoso. Comunque questo qui è come è al momento. Adesso manca ancora un mobile lì, che è qua, qui c'è quella casina, che è qua. Stiamo aspettando che si carica la batteria dell'avvitatore che ci ha prestato il nostro vicino, così almeno fa i buchi, attacchiamo la sbarra e possiamo metterlo. La mensola che era qui invece abbiamo dovuto staccarla, devo dargli una pulita e poi devo farmela tagliare perché sennò non riesco ad aprire il mobile che metto lì.
Comunque adesso è così, poi ve la faccio vedere finita dopo. Intanto io e Giorgia iniziamo a pulire questi qui dentro, così inizio a spostare la roba e inizio a mettere a posto un pochettino. Qui la situazione è ancora a questo punto. Qui ho preparato la cena. Adesso vi faccio vedere. Minestrina, formaggino e omogenizzato. E niente, questa qui è la nostra cena, adesso preparo il tavolo. E voi invece cosa avete, mangiato quest'oggi, questa sera cena? Guardate che bella luce, ho voluto provare ad accendere, guardate che bella luce che fa. La cappa nuova, veramente molto carina, sì. Mi piace. Benissimo, c'è da dare una bella lavata alle piastrelle perché qui c'era lo scolapiatti sopra, perciò bisogna lavare bene. E le piastrelle mi sto accorgendo adesso con la luce che sono proprio storte. Vabbè, comunque sennò bellissimo. E niente, adesso andiamo a mangiare. Molto pure. Ed ecco il lavoro finito. Qui domani devo andare di nuovo a mettere a posto perché c'è di nuovo un pochettino di casino. I mobiletti sono questi qua, come vedete sono di un altro colore in confronto alla cucina, ma tanto già c'è il lavandino bianco, chi se ne frega. Adesso poi per quanto riguarda il lavandino volevo cercare una carta per foderarlo, magari cercandola più o meno di questo colore. È in sobbuglio, adesso metto a posto. Volevo però farvi vedere che appunto abbiamo sistemato, questi qua sono i mobiletti nuovi. Domani poi vi faccio vedere come ho sistemato dentro. Adesso mi do una mossa a sistemare qua con l'aiuto di Giorgia, così ce ne andiamo a dormire. Io vi saluto, mi spiace se questo video è stato comunque corto, vada per i 3 video lunghissimi che ci sono stati. E spero comunque che vi sia piaciuto, ci vediamo domani con un nuovo vlogging. Ciao! 1, 2, 3, come on!